Scusa, Brighton, hai visto Niles per caso? No. No, aspetta un attimo. Dove sei diretto? A uno show. Che genere di show? Non lo so, ma una specie di mostra artigiana, la spago e colla. Spago e colla? Mm-hmm. Sì, sono artigiani francesi. Fammi vedere dove vai. Cash, sex e copri capezzoli. No, è francese, copri capezzoli. Già, ma certo, e come pensavi di poter entrare? Cos'hai, un documento falso? Esatto, fatto da quello che t'ha tolto 10 anni sulla patente. Costo $15. Oh, guarda, sono arrabbiata nera. Da me ne ha voluti 24. Fammi vedere la tua. Oh, capisco perché la mia è costata di più. È plastificata. È antistrappo. Va al circo, non serve la patente. Vai. Niles! È stato in piedi tutta la notte a giocare. Mi lasci stare, ho vinto $100. Però quanti ne aveva giocati lei? $300. Senta, Niles, dopo tutti i soldi che ha perso nell'ultima crociera, come mai possibile, scusi, che non abbia ancora imparato la lezione? Mi dia il denaro. No, sono un adulto responsabile e maturo io. Oh, ma non è leale, anche un maggiordomo può giocare, che rompiballe, la odio. Oh, bene, bravo il signor maggiordomo, che adesso va di sopra nella sua stanza e si mette a letto. Su, avanti. Lo sa che con le mangiasoldi non si vince? Ogni soldo che quelle sputano fuori, lei li rimette dentro. Sotto la doccia. Io ho tirato la porta e sono rimasta chiusa fuori. Grazie tante. Bene, brava tesoro. E ora per favore tieni un attimo qua. Io vado là dentro e mi riprendo di nuovo il portafogli di Niles. Guarda, io ho già preso un po' di mentine e il balsamo. La fiaccola è in buone mani. Tre ciliegie, voglio le tre ciliegie. Din 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 din. No, lui non è mica fissato con le macchinette mangiasoldi. Dove ce l'avrà ora il portafoglio? Nella giacca. Lo tieni nella tasca dei calzoni, brutto sporcaccione. È un giorno fortunato.